Buongiorno a tutti. In questa lezione ci occuperemo di completare la parte sull'MTF sostanzialmente e cominceremo a vedere alcune cose che ci serviranno per introdurre il discorso della trasformata di Fourier che vi servirà nel prossimo laboratorio, che sarà proprio sull'utilizzo della trasformata di Fourier per effettuare filtri per filtrare in varie maniera le immagini. Bene, allora, l'ultima volta ci eravamo sostanzialmente fermati qua e avevamo visto sostanzialmente questo e questo. Dopodiché ci eravamo spostati su altri argomenti e allora, volevo innanzitutto farvi vedere un'ultima cosa. Allora, questo è il grafico che si può ottenere nel migliore dei casi con un'apertura rotonda. Ok? Rotonda, tenete conto che di solito gli obiettivi, i telescopi, i microscopi, eccetera, hanno aperture circolari. Ok? Quindi con aperture circolari, con un'apertura circolare di diametro di zero, e una lunghezza focale FL e una lunghezza d'onda lambda, perché naturalmente dipende anche dalla lunghezza d'onda, a seconda per esempio sostanzialmente del diaframma, quindi FL su di 0, quindi questi due parametri messi assieme, a seconda di questi si ottiene un diverso grafico. Questo l'avevamo già visto brevemente, non è richiesto che voi sappiate a memoria questa formula, non è interessante. Questa formula diciamo che approssima vagamente una retta, okay? Anche se non è una retta perché vedete che è una piccola coppetta. Ora, adesso poi vedremo meglio questa parte, saltiamo alcune slide e completiamo il discorso dell'MTF che voi avete già visto in laboratorio, però lo completiamo perché diciamo, abbiamo utilizzato in laboratorio l'MTF Mapper, però diciamo che lo standard industriale è un programma che si chiama IMATEST, che è in grado di fare moltissime cose. Per esempio, può calcolare sostanzialmente l'MTF, Spatial Frequency Response, però è anche in grado di misurare l'aberrazione cromatica trasversa e anche un parametro che si chiama SQF, Subjective Quality Factor, perché naturalmente l'immagine è più o meno buona in modo anche soggettivo, nel senso che se io prendo un'immagine e con una certa risoluzione la rimpicciolisco tantissimo, quell'immagine sembrerà bella comunque, piccola, tutto quello che volete, però bella. Ebbene, allora, come avevamo già visto all'epoca del laboratorio, con IMATEST è richiesto solamente diciamo, uno spigolo inclinato, ok? Poi va bene, c'è la documentazione chiaramente. Eccolo, aspettate, mando tutto schermo. Ok, allora se vi ricordate, nella prima parte di queste slide avevamo visto cosa succedeva quando andavamo a interferire con l'apertura che utilizzavamo, cioè quando passavamo da una piena apertura, quindi dal telescopio completamente libero e sgombro, oppure quando poi invece andavamo a interferire con questa apertura mettendo degli ostacoli davanti. Okay? Ora, questo è sostanzialmente l'edge profile, che in teoria c'è la risposta al gradino. E chiaramente il gradino in teoria dovrebbe essere una cosa che fa così, e poi sullo 0, che sarebbe il punto dove c'è il gradino, dovrebbe fare così, così e così. Okay? Chiaramente non lo fa. E vabbè, questo è ovviamente scontato. E tenete anche presente che quasi sempre nei telefoni cellulari e anche molte altre telecamere hanno anche della Schirmer mask, okay? Di cui adesso vedremo l'effetto. Comunque, questo è il profilo e questo è l'MTF corrispondente. Ora, naturalmente utilizzando in questo caso delle mire USAF, quindi andando sul singolo rettangolino di cromo depositato su cristallo e andando a calcolare l'MTF lì sopra. Quindi
Qui non c'è Anshar Mask perché le immagini sono in teoria a posto, anche se effettivamente qui sopra vedete che c'è una parte in più, ma vi assicuro in questo caso non c'è Anshar Mask, questo ovviamente è fittizio. Ora, vedete come procede? Procede in questa maniera, okay? Questo è il limite di Nyquist, cioè del campionamento, quindi al di là di qua non si può in nessun caso andare, quindi questi sono artefatti completamente privi di senso, e questo era quello che avevamo visto, quello che avete visto anche in laboratorio. Naturalmente voi non avete fatto esattamente questo tipo di esperimenti, però questo è quello che avete visto. Quindi questo è piena apertura, se vi ricordate fa una cosa di questo genere. L'SQF, e cioè il fattore di qualità di tipo soggettivo, vedete, è qui, vedete, senza processamento, con un po' di Anshar Mask, lo fa in automatico l'imam test. Ora, questo indice vi dà quanto l'immagine è, diciamo, gradevole da vedere. Allora, qui noi abbiamo un'immagine che è 1280x960, l'immagine risolve circa 90 linee al millimetro, ma queste cose non vedete qui, vedete, se noi andiamo a prendere qua, vedete il 20% di MTF più o meno è qua, ok? Quindi 45 cicli al millimetro, questi sono cicli al millimetro, quindi vedete sono circa 90 linee al millimetro, un po' prima del 100. Si intende con risoluzione quella in cui l'MTF è il 20%, però anche lì è, diciamo che dipende un po' dai punti di vista, perché in certi casi viene scelto il 30%, addirittura il 50%, però ci sono anche dei casi in cui viene preso il 10% o addirittura lo 0%, dipende molto dal contrasto dell'immagine e dai criteri che vengono usati. Di solito 20% è un ragionevolissimo compromesso. Ora, siccome l'occhio sappiamo bene che può risolvere circa 10 linee al millimetro a una distanza di visualizzazione ragionevole, e se la risoluzione è di 90 linee al millimetro sul sensore, noi possiamo ingrandire di 9 volte circa, ok? In questo modo avremo 10 linee al millimetro. Quindi noi prendiamo la nostra immagine e la proiettiamo, la ingrandiamo. Siccome il sensore è di circa 4 mm di altezza, questo notare che è un sensore diverso da quello che abbiamo visto con la telecamera nell'ultima volta, è una telecamera più vecchia. Quindi, siccome il sensore è alto circa 4 mm, la massima altezza potrebbe essere appena 4 centimetri. Ok? Naturalmente, questo perché la risoluzione di questo oggetto è poca cosa. E soprattutto non c'è una piena risoluzione perché noi stiamo guardando con un telescopio e quindi abbiamo un ingrandimento molto elevato, per cui insomma, usiamo troppi pixel, sovracampioniamo. In realtà campioniamo correttamente, però. Ora, tutte queste cose fanno sì che qui noi abbiamo in ascissa diciamo, l'altezza della nostra figurina, ok? Quindi quanto è alta la nostra stampa? Per esempio 5, 10, 40 centimetri. E qui l'SQF. Ora si vede molto chiaramente che siccome per avere un eccellente valore deve essere molto alto, quasi 100, vedete chiaramente che noi qui per avere un eccellente valore dobbiamo essere qua, ok? Perché altrimenti non riusciamo ad avere un buon valore. Comunque, quello che conta è se volete questo disegnino qua, che è questo, ok? Solo la parte importante. Bene, adesso questo è quello con apertura ridotta, in cui noi abbiamo sostanzialmente messo un diaframma, quindi esattamente come il diaframma della macchina fotografica, noi abbiamo diaframmato, vi ricorderete, l'obiettivo, riducendone in sostanza l'apertura. Non c'è Anshar Mask, questa è la risposta al gradino. Ebbene, qui di nuovo avete il nuovo MTF. Okay? Ora, se voi andate a guardare l'MTF, vedete che va giù in modo molto brusco, tant'è che prima, se vi ricordate, qui intorno ai 45 cicli al millimetro era qui, mentre qui non c'è più. Ok? Quindi questo significa che ridurre il diametro del telescopio, che a tutti gli effetti è quello che abbiamo fatto, ha un effetto molto forte sull'MTF in questo punto. Ebbene, a questo punto invece facciamo l'ultimo esperimento, anche questo l'avevamo visto.
in cui noi manteniamo intatta l'apertura complessiva, però mettiamo davanti al telescopio un ostacolo al centro, quindi mettiamo un dischetto al centro dell'apertura del telescopio, quindi blocchiamo, ostacoliamo un po' il passaggio della luce. Ora, mentre ridurre il diametro aveva un effetto piuttosto disastroso, vedete, questo è il caso in cui invece abbiamo sempre la nostra risposta al gradino. Ebbene, in questo caso vedete che mettere un ostacolo davanti non comporta particolari problemi alle frequenze che vedevamo prima, perché vedete che qui era 45, era 20, non siamo molto distanti, siamo molto vicini, mentre qua invece la situazione era disastrosa. Invece vedete qua, per esempio, qui lo 0,4, quindi 40%, boh, sarà 30, no scusate, 20, sì, circa 20, mentre qua invece vedete che qui ce l'abbiamo un po' prima, quindi abbiamo perso diciamo queste frequenze, mentre invece sulle frequenze più alte ce la caviamo meglio. Quindi questo significa sostanzialmente che è nient'altro che la ridimostrazione di quello che avevamo già visto nelle slide passate, cioè che mettendo un oggetto davanti al telescopio senza ridurne il diametro complessivo, tutto sommato non produce particolari effetti negativi. Mentre invece, se noi riduciamo il diametro, come in questo caso, gli effetti sono molto seri. Ok? Ora, prima di vedere questo, che a tutti gli effetti è un esempio ulteriore di questo, di quello che abbiamo già visto, io volevo mostrarvi qualcosa di, insomma, diciamo, cercare di farvi vedere, farvi capire come mai avviene una cosa del genere dal punto di vista fisico, mettiamola così. Ok? Ora, vediamo se riesco a farvi un disegno che permetta di capire il tutto. Ok. Bene, allora supponiamo, allora sappiamo che naturalmente la luce si comporta sia come particelle che come onde, a seconda dei casi, questo lo sapete. Ora supponiamo di avere il nostro obiettivo, ok? Ebbene, il nostro obiettivo sarà qualcosa che ostacola il passaggio della luce. Qui immaginate ovviamente che sia asimmetria cilindrica. Okay. Dopodiché qui abbiamo la nostra luce che arriva per comodità, però si può fare anche se non arriva da infinito. Supponiamo che arrivi da infinito, quindi luci per esempio delle stelle. Ora, quindi questo è il piano su cui si propaga questa luce. Ora, questo significa che, siccome è ondulatorio, abbiamo visto che è ondulatorio, sono delle piccole onde, okay, che si propagano, okay, e così via. Ora, a questo punto, ovviamente queste in teoria sono su un fronte infinitamente lungo, nel senso che proprio perché arrivano da infinito. Chiaramente nella realtà supponete di avere una stella. Questa stella è a una distanza enorme, che ne so, centinaia di anni luce, quindi noi siamo talmente distanti che l'angolo tra questo e questo è nullo, è per questo che sembrano parallele, anche se voler essere proprio super pignoli non sono parallele. Comunque sia, cosa succede? Succede che a questo punto queste onde si comportano esattamente come nel caso dell'acqua, quindi di onde sulla superficie dell'acqua. Quindi cosa succederà? Che le ondine che arrivano qua, che passano qua, passano intatte, grosso modo. Ok? E diciamo sulla superficie, su questo diaframma, che è sostanzialmente l'apertura del telescopio, che non può essere infinita perché un telescopio infinitamente grande non si può fare, e qua invece però si bloccano perché ovviamente più in là di tanto non si può fare. Ora, che cosa succede? Succede che tutte queste onde andranno a formare una figura di diffrazione e alla fine il risultato sarà una cosa di questo tipo.
con un picco centrale che, se voi lo guardate da questa parte, in due dimensioni, era una cosa di questo genere, con degli anelli, quindi questo qui sarà il primo, questo è il disco centrale, poi qui ce ne sarà un altro, via via più deboli, fino a scomparire. Ora voi direte, ma questa cosa sì, va bene, ma è un po' strana. Ora, questo è importantissimo vedere questa cosa perché ha a che fare direttamente con la formazione dell'immagine e ci serve anche per capire come funziona il discorso della trasformata di Fourier. Bene, allora, vediamolo meglio. Suponiamo di avere di guardare la nostra fessura, messa per così. Poi qui abbiamo la nostra lente, messa per così. Ora, che cosa succede? Succede che prendiamo questo punto qui. Allora, questo punto finisce qui e poi andrà a fuoco qua. Poi prendiamo questo qui. Scusate, questi devono essere ovviamente paralleli. E quindi questo andrà a fuoco qui. Però se il raggio, anziché essere angolato, quindi arrivare per così, arriva per così, e ovviamente questo raggio andrà avanti per così, quest'altro anche così, e andranno a fuoco tutti e due qui. Ora, dov'è il problema? Il problema è che forma questo, il motivo per cui si forma questo. Il motivo per cui si forma questo è che questo percorso e questo percorso e anche questi qui, insomma, questo e questo sono lunghi uguali. Quindi se sono lunghi uguali e questi qui sono in fase, perché questi sono tutti in fase, perché arrivano da infinito, queste due fasi si sommano e quindi qui si ha interferenza costruttiva, quindi qui si ha un rinforzo, che è quello che produce questo. Dopodiché, qui invece i due percorsi sono diversi, perché voi capite che questo è diverso da questo come lunghezza. Ora, a seconda di quanto è diverso, ci potranno essere delle zone in cui si ha comunque un rinforzo, anche se meno intenso che qua, e sono questa zona, e in teoria ce ne sono altre infinite. Però anche delle zone invece in cui queste due onde si distruggono a vicenda e quindi anziché il rinforzo si ha una interferenza distruttiva qua. Quindi questo l'abbiamo visto sostanzialmente guardando una fessura, perché questa è a tutti gli effetti una fessura. Naturalmente se è molto grande questo fenomeno non si apprezza, però se è sufficientemente piccola si apprezza. Bene, ora dove voglio arrivare? Perché abbiamo capito quindi che si forma questo disco di Airy che è importante. Ma io voglio arrivare ad un altro punto che ci serve per il discorso della trasformata di Fourier. Allora, supponiamo di costruire un oggetto del genere. Quindi abbiamo una sorgente di luce. Qui abbiamo una piccola fessura, giusto per produrre. Scusate, non si vede. Quindi abbiamo una sorgente di luce, una piccola fessura, giusto per produrre un'onda quanto più possibile monocromatica e coerente. Qui abbiamo la nostra lente. Ora, questa luce arriva qui, colpisce la lente, diventa parallela, l'abbiamo messa nel fuoco. E qui ci mettiamo quella che si chiama grating, e quindi sostanzialmente un reticolo di diffrazione. Lo mettiamo proprio qua. Come è fatto un reticolo di diffrazione? E probabilmente ne avrete visti, sono oggetti abbastanza curiosi. E prendete un pezzo di vetro e gli fate delle incisioni.
e queste incisioni sostanzialmente non fanno passare correttamente la luce in certi punti ed è sostanzialmente un insieme di fessure. Ok? Ora, che cosa succede dunque dopo di questo? Quando, siccome la mia luce è tutta parallela, esattamente come qua, anziché avere una sola fessura, io ne ho tante, perché ciascuna di queste è una fessura. Ora, che cosa succederà? Io qua ci metto un'altra lente, come qua. Ok? Ora, diciamo, il mio reticolo di diffrazione modifica diciamo, piega la luce, ok? A causa della sua struttura prismatica, e allora io cosa faccio? Questo qui lo piego leggermente, quindi avrò una. Qui si piegherà di nuovo leggermente e in ogni punto si piegherà leggermente. Ok? Ora, quelli che vanno dritti andranno a finire qui. Vedete? Quelli che vanno dritti andranno a finire qua. Quelli che sono piegati, ok? Cosa faranno? Finiranno in un altro punto, perché lui li metterà a fuoco nell'altro punto. Stiamo parlando di questo, eh? Ora, lo stesso fenomeno che abbiamo qua. Benissimo, questo è l'ordine 0 e questo è il primo ordine. Ok? Dopodiché questo reticolo di diffrazione in realtà produce svariati ordini. Notate che questo è lo stesso fenomeno che c'è dietro l'arcobaleno, perché l'arcobaleno, vi ricordo che l'arcobaleno, probabilmente ci avete fatto caso, però l'arcobaleno lo vedete quando avete solo le spalle, ok? Avete solo le spalle, davanti a voi c'è delle gocce di pioggia, c'è dell'acqua sospesa nell'aria, a causa per esempio di un temporale appena terminato. E per come sono messe le gocce di pioggia, per le dimensioni delle gocce di pioggia, eccetera, eccetera, diciamo che il sole proietta la vostra ombra e la vostra ombra, quantomeno l'equivalente della vostra ombra, sarebbe l'ordine 0. Dopodiché il sole viene rifratto in modo opportuno dalle gocce e questo è l'ordine 1. E infatti voi davanti a voi avete diciamo, una cosa che sarebbe a tutti gli effetti un cerchio, okay? Perché naturalmente questo avviene anche dall'altra parte, quindi l'arcobaleno viene una cosa di questo genere, okay? Noi di solito ne vediamo solo metà perché sotto c'è il terreno naturalmente. Probabilmente ci avrete fatto caso, ma i colori sono opposti, okay? Nel senso che vanno per esempio verso l'esterno. E poi avrete visto probabilmente che a volte c'è anche il secondo arcobaleno e perfino il terzo, in casi rarissimi. Ma i colori sono disposti al contrario, cioè se da una parte prima c'è il rosso e poi c'è il blu, dall'altra parte prima c'è il blu e poi c'è il rosso. Ok, quindi non è nient'altro che esattamente questo fenomeno. Ok? Bene, però il fatto che ci sia un arcobaleno oltre al primo ordine, è dovuto sostanzialmente al fatto che le gocce di pioggia hanno uno spigolo, che okay? Sono spigolose per così dire, sono dei piccoli prismi, okay? E quindi inducono questi ordini multipli. Tuttavia, in questo caso, vedete, questo reticolo di diffrazione è brusco, nel senso che taglia in modo come se fosse un'onda quadra. Però quando abbiamo visto le mire, abbiamo visto che ci sono delle mire anche sinusoidali. Ok? Cosa significa sinusoidale? Significa che attenua piano piano e poi rilibera e poi riattenua e così via. Bene, allora nel caso questo reticolo sia sinusoidale, quindi si abbia qui, vedete qui, se io faccio un grafico di questa cosa, mi viene una cosa del tipo un'onda quadra, no? Sì, no, sì, no, sì, no, ok? Dove qui passa la luce, qui non passa, qui passa la luce, eccetera, eccetera. Però io potrei fare una cosa sinusoidale. Allora, se questa si può costruire, però se io qui ci metto un reticolo di diffrazione sinusoidale, ottengo solo l'ordine 0 e il primo ordine, non ottengo più altri ordini. Ok? Bene, allora io
Però vorrei concludere questo ragionamento piuttosto, diciamo, un po' particolare con il perché, vero motivo sostanzialmente, perché a noi interessa questo tipo di ragionamento perché serve a spiegare sostanzialmente come si forma l'immagine, che è il nostro scopo qua, e serve anche a spiegare cosa serve la trasformata di Fourier. Ora, abbiamo detto che io qui posso avere, qui ci metto una, diciamo, un reticolo di diffrazione. Ok? Benissimo, però esiste una teoria che è la teoria di Abbe sulla formazione dell'immagine, che è quella che spiega sostanzialmente il funzionamento di tutte le lenti. Ok? Per cui, mettiamola così. Qui noi abbiamo la nostra solita lente, qui abbiamo la nostra solita luce che arriva da infinito, sempre per comodità. Ora questa luce andrà a fuoco ovviamente nel fuoco della lente, dopodiché io ovviamente questa continuerà così, qua ci metto un'altra lente uguale e quest'altra lente riprodurrà di nuovo il tutto. Ok? Tutti i raggi paralleli vanno a fuoco qua e finito lì. Sembrerebbe una cosa abbastanza semplice, nulla di che, abbastanza inutile tra l'altro. Ora, mettiamo qui un oggetto. Ok? Ora, l'oggetto può essere visto come una sommatoria di reticoli di diffrazione sinusoidali. Ok? Ora, ogni reticolo di diffrazione sinusoidale avrà una sua frequenza, ovviamente un suo orientamento, perché noi qui lo vediamo in una dimensione, voi dovete capire che questa sinusoide può essere così, può essere così, può essere così, può essere in due dimensioni. Ok? Ora, quindi, che cosa succede? Succede che l'immagine che io metto qua, per esempio, qua ci potrei mettere una diapositiva. Questa immagine altro non è che è una sommatoria di seni opportunamente sfalsati, di frequenze diverse, eccetera, eccetera. Cioè, io posso vedere questa fotografia che ho qua, in trasparente, come nient'altro che una somma di seni e coseni opportunamente traslati e con gli opportuni coefficienti davanti. Quindi il concetto di trasformata di Fourier. Per cui supponiamo a questo punto di averne, di prenderne di tutti questi reticoli di diffrazione sinusoidali, supponiamo di prenderne uno solo. Ok? Ne prendiamo uno solo e allora che cosa succederà? Succederà che questo farà passare l'ordine 0 e poi farà passare l'ordine 1 e qui avremo un angolo alfa e questo sarà vero da tutti i punti. Ok? Ora, tutti questi finiranno qua e siccome sono un po' inclinati andranno tutti a fuoco qui. Ok? Quindi qui si formerà l'ordine 0 e qui si formerà l'ordine 1. Ok? Non ci sono altri ordini perché questo reticolo di diffrazione è sinusoidale. In realtà ce n'è un altro piazzato di qua, ovviamente. Ok? Non ce ne sono altri. Dopodiché, noi qui magari l'oggetto che abbiamo messo nella nostra diapositiva sarà scomposto in molti altri reticoli sinusoidali, magari ce ne sarà uno con frequenza minore, quindi più lento, una cosa del genere. Ok? Questo piegherà di meno e quindi si produrrà un punto più vicino. Ok? Oppure ne vedremo uno molto molto con una frequenza molto alta, non so se si vede, sì, si vede abbastanza bene. Allora, se la frequenza è particolarmente alta, questo angolo alfa è più alto e quindi i due punti corrispondenti saranno qua. Ok? Ora, questo significa che se noi prendiamo una frequenza incredibilmente alta, molto alta, questo angolo alfa diventa così grande che esce dalla lente.
Okay? Cioè la lente non riesce più a catturarlo. Questo è il motivo per cui il diametro della lente accoppiato con la sua lunghezza focale sono quelli che vi permettono di calcolare la cosiddetta apertura numerica che vedremo a suo tempo, che vi dà la capacità della lente di risolvere dettagli. Questo perché una sinusoide particolarmente frequente piega con un angolo alfa particolarmente grande, sempre questo, eh? E questo angolo fa sì che il punto corrispondente diventi molto lontano dal centro. Quindi se è molto lontano dal centro, il sistema non lo raccoglie più. Ora voi direte, tutta questa cosa mi sembra un po' curiosa. Sì, ma se io qua vado a mettere, voi capite che se io qui non metto il mio oggetto, qui non metto niente, semplicemente metto questa lente e questa, qui mi riottengo lo stesso oggetto, tale quale. Ok? Benissimo. Però, supponiamo qua di metterci un diaframma, quindi qualcosa che blocca un po' la luce. E quindi blocca questa frequenza spaziale e questa, fa passare solo queste. Questo è un filtro passabasso. Ok? Perché qui c'è la continua. E qui le frequenze spaziali sempre più elevate e io le blocco. Potrei al posto di questo mettere un dischetto al centro e lasciare liberi i bordi, cioè bloccare soltanto questa parte e lasciare libere le parti esterne. Questo sarebbe un filtro passa alto perché bloccherebbe le basse frequenze e farebbe passare solo le alte frequenze. Ok? In questo modo io posso andare ad interferire con le frequenze spaziali che ci sono nell'immagine. Siccome poi l'immagine viene ricostruita, qui io otterrò un'immagine dove se metto una cosa del genere toglierò i dettagli più alti e quindi questa sarà un'immagine con pochi dettagli. Mentre invece se io mettessi qui un filtro passabasso, scusate, un filtro passabasso, vedrei solo i dettagli e mancherebbero le frequenze più basse. Ora, questo si chiama piano di Fourier. Ora, questo significa che in pratica io potrei costruire una macchina che mi fa sostanzialmente la trasformata di Fourier, mi effettua un'analisi in frequenza, mi fa le modifiche che voglio e mi riproduce l'oggetto adeguatamente ritrasformato. Ok? Questo in effetti viene fatto per davvero, non è naturalmente, è una cosa che viene effettivamente realizzata. Tuttavia, noi per i nostri scopi in OpenCV non costruiremo una macchina che fa questo, la simuleremo, perché è più facile ovviamente, questo non è così semplice da costruire. Allora, come faccio a simularla? Prendo la mia immagine, effettuo la trasformata di Fourier via software e quindi, effettuando la trasformata di Fourier via software, i vari coefficienti dei seni e coseni mi daranno effettivamente questi singoli valori. E la trasformata di Fourier mi verrà visualizzata in un piano fatto così, dove qui c'è la continua, guarda caso, esattamente questa, e poi via via qui ci saranno le frequenze più alte. Ok? Man mano che mi allontano dal centro, le frequenze sono sempre più alte. Ora, che cosa vedrete voi quindi in laboratorio? Voi vedrete un modo per fare via software quello che noi qui stiamo descrivendo. Questo si chiama sostanzialmente ottica di Abbe, okay? Questo è il piano di Fourier e questo è un principio molto semplice se ci pensate, che però richiede un po' di attenzione. E questo è il disco di ieri, che oggi vedremo meglio perché ve lo mostro in diretta, okay? In modo diciamo pratico, senza andando a guardare direttamente cosa si vede. Però vedete, io sul piano, su questo piano di Fourier, che è questo, okay, però via software, io per esempio potrei mettere un anello, quindi fare un anellino fatto così, magari un po' più rotondo, dopodiché questo lo costruisco di un qualche materiale che non fa passare la luce, ok? Quindi in OpenCV basterà che voi aggiungiate una corona circolare nera perché tutto il resto è bianco. Quindi annerriate questa corona circolare. Se
Se voi annerite questa corona circolare, tutti gli eventuali punti che sono qui bianchi diventano neri e quindi diventando neri spariscono. Pertanto questo è un filtro che elimina una banda, esattamente come se qui io mettessi un ostacolo, qui ovviamente questa è simmetria circolare, esattamente come se io mettessi un ostacolo che ferma questo e questo, okay? E basta. Quindi questo è un elimina banda. Oppure, volendo, io potrei, magari facciamolo in un altro colore così si capisce meglio, potrei bloccare solo le basse frequenze. Allora potrei, per esempio, mettere un dischetto al centro e spegnere, per così dire, tutti i pixel bianchi che ci sono qua. Questo, sarebbe un filtro che fa passare, ovviamente, soltanto le alte frequenze, perché blocca, qui al centro ce la continua. Oppure, ancora alternativamente, io potrei mettere un filtro che, facciamolo di nuovo in rosso, così. Quindi, dove qui c'è il rosso, voi immaginate che ci sia tutto il nero, e cioè che non ci siano più i punti bianchi. Questo diventa un filtro passabasso, perché tutti, siccome qui c'è la continua e qui man mano si va verso frequenze sempre più alte, se io oscuro, cioè faccio sparire i puntini bianchi che ci sono qua, automaticamente tolgo quelle frequenze spaziali elevate. Vedete, qui avremmo, queste sarebbero le frequenze spaziali più elevate, e mentre queste sono le frequenze spaziali più basse, queste sono le frequenze intermedie. Okay? La continua è quella che va dritta, okay? Quindi viene semplicemente convogliata dritta e finisce qui nel fuoco della lente, nel piano di Fourier. Ok? Quindi questo significa, in altri termini, che un'immagine, ok, nel piano in cui c'è l'oggetto, per esempio una diapositiva, lo possiamo vedere come una sommatoria di infinite frequenze spaziali, più alte, meno alte, con diversi coefficienti, quindi il concetto di trasformata di Fourier. Ciascuna di queste frequenze devierà di un angolo alfa differente e quindi l'angolo alfa sarà tanto più alto quanto più la frequenza sarà alta, e quindi tanto più la frequenza sarà alta, più questo punto si allontanerà. Qui c'è, notare che sono sinusoidali, perché altrimenti noi avremo anche i vari altri ordini, come nel caso dell'arcobaleno. Quindi noi avremo a questo punto la possibilità, nel piano di Fourier del mio sistema di lenti, avremo la possibilità di selezionare le frequenze spaziali che ci servono. Però noi non lo faremo in laboratorio, noi faremo tutto via software, e quindi prenderemo questa immagine, otterremo il piano di Fourier via software, e poi analizzeremo il piano di Fourier e andremo a fare delle modifiche. Inutile dire che dopo aver fatto le modifiche sul piano di Fourier, noi faremo l'antitrasformata. È un po' come se questa parte facesse l'FFT e quest'altra parte facesse l'FFT alla meno 1, ok? In modo tale da riottenere l'intero procedimento. Bene, ora direi che a questo punto noi abbiamo visto sostanzialmente quali sono i concetti alla base della trasformata di Fourier, però adesso io voglio mostrarvi con una maggiore attenzione questo, ok? Perché questo oggetto, cioè il disco di Airy, è di grande importanza, ma va visto anche da un punto di vista sperimentale, perché altrimenti rischia di essere assai poco chiaro. Ora, per mostrarvelo da un punto di vista sperimentale, io qui ho allora, guardate qua. Allora, scusate. Questa è la nostra solita telecamera, quella che abbiamo già usato, vedete, collegata, accesa. Questo è il nostro obiettivo. Vedete che in questo momento il diaframma è messo a F16, ma sì, vabbè, lasciamolo pure F16, ok? Poi lo modificheremo perché voglio mostrarvi delle cose. Ecco, qua invece abbiamo un altro giochino. Questa è una stella artificiale, perché naturalmente il nostro problema è generare la nostra delta, ok? Noi avremo possibilità di usare un telescopio con delle stelle, però ovviamente qui è proprio improponibile, e questa è una stella artificiale. Cos'è una stella artificiale? E non è nient'altro che, come vedete, una piccola torcia.
a cui hanno messo davanti un piccolo forellino, piccolo davvero, parliamo di 35 micron. Ecco, adesso qua vediamo un po', vediamo se riesco a mostrarvi com'è fatta. Eccolo qua. Vedete? Vedete, non c'è nient'altro che un forellino davanti. Poi io lo spengo e non c'è più la luce. Ok? Ora, a questo punto noi faremo, questa la sposto un po' in modo tale che non dia fastidio, adesso noi faremo qualcosa di curioso, e cioè proveremo a guardare con la nostra telecamera la nostra stella artificiale. Ovviamente io mi dovrei mettere da una distanza molto elevata, però non posso perché per tutta una serie di motivi. Allora, facciamo partire il software di controllo della telecamera, che è lo stesso che abbiamo visto l'ultima volta, ovviamente. Eccolo qua, vedete? L'ho già allineata. È messa a una distanza di circa, vediamo un po', diciamo una cinquantina di centimetri sul tavolo. Ora, andiamo pure a tutto schermo. Bene, allora un attimo solo. Ecco qui, adesso dobbiamo sistemare un po' di cose perché altrimenti non è a posto. Allora, innanzitutto il formato, size. Voglio avere la massima risoluzione, ok? Poi il formato ci va bene un debugger normale, senza troppi problemi, tanto non abbiamo particolari difficoltà. Togliamo il guadagno automatico, vediamo come ce la caviamo. Inoltre andiamo a togliere l'esposizione automatica perché sennò non ci capiamo niente. Ora lo mettiamo, eccolo qua, vedete che sì, eccolo lì. Perfetto, quindi adesso noi provvediamo ad ingrandire questo oggetto. Allora, più o meno va qua. Eccolo qua. Vedete un dischettino. Adesso però cerchiamo di vederci, di capirci qualcosa di più di questo dischettino. Allora, tanto per cominciare. Cerchiamo di mettere bene a fuoco, però prima per mettere bene a fuoco, vabbè, in realtà era già a fuoco perché naturalmente prima ho fatto l'esperimento. Vedete, un dischettino, ok? Già, però io volevo farvi vedere il disco di ieri con gli anelli di ieri, non ci sono. Beh, in realtà è questione di esposizione. Allora, facciamo così, abbassiamo molto il frame rate, ma forse non così tanto. E poi aumentiamo un po' il tempo di posa. E poi facciamo anche qualcosa che non bisognerebbe fare, ma in questo caso mi sembra opportuno. Aumentiamo un po' il guadagno. Ok? Eccoci qua. No, magari un po' meno. Eccolo qua. Perfetto. Benissimo, abbiamo il nostro disco di ieri. Ora vediamo un po'. Allora, facciamo così, usiamo lo zoom. Eccolo qua. Eccolo qua. Potete vedere il disco di ieri in azione. Allora, il diaframma su cui è regolato l'obiettivo è F16. Allora, andiamo a calcolare la dimensione di questo disco. Allora, come facciamo a calcolare la dimensione di questo disco? Beh, dobbiamo andare a scomodare le formule. Ok? Andiamo. Allora, vedete che qui noi abbiamo ogni singolo pixel. Ok? Mettiamolo, sì, è in 2 o 1, quindi è giusto. Ora andiamo a contare quanti. Notate che questi sono i pixel sul piano immagine, naturalmente. Quindi proviamo ad andare a contare di quanti pixel è il diametro del dischetto di Airy. Allora, vedete che sono. Partiamo da qua, più grosso modo.
Allora, 3, 6, 9, 12, 15, c'è anche un pezzetto qua, un pezzetto di là, facciamo 16, ok? Quindi il diametro è 16, ok? Benissimo, 16 che cosa? Allora, sappiamo che questa telecamera ha dei pixel da 1,25 micron, ok? Quindi sono circa il dischetto di ieri, è formato, diciamo che ha un diametro fisico sul sensore di 16 per 1,25. Ok, ma quanto dovrebbe essere grande? Allora, non abbiamo ancora visto le formule, ve le anticipo. In realtà non vedremo affatto nei dettagli le formule, però c'è un criterio di massima che funziona molto bene. Questo criterio di massima dice che per ottenere il diametro in micron del dischetto di ieri sul piano focale, prendete il diaframma e lo moltiplicate per circa 1,3. Ok? Quindi viene 16 per 1,3. Casualmente, in questo caso, è proprio un caso in effetti, il pixel è 1,25, quindi noi quando facciamo 16 pixel misurati fisicamente per 1,25 viene grosso modo uguale a 16 per 1,3, quindi il tutto torna. Ora proviamo a vedere se riusciamo a migliorare un po' ulteriormente la messa a fuoco. Vedete, se io mi sposto fuori dalla messa a fuoco, vedete cosa succede. Succede quello che avevamo visto nelle slide, e cioè si forma il cosiddetto bokeh. Però io non sono interessato al bokeh. Eccolo qua. Vedete che qua si vede bene il disco di ieri. Se io continuo a spostare il fuoco dall'altra parte, ecco, forse qui è meglio di prima, senza dubbio. Quindi non era perfettamente a fuoco. Dopodiché io insisto con la messa a fuoco e si riforma il bokeh dall'altra parte. Ok? Bene, allora io adesso mi riporto nella posizione migliore. Ok, e ecco, direi che questa è tutto sommato la posizione migliore. Benissimo, a questo punto però io vi ho detto una cosa, cioè che questo dischetto di ieri è sostanzialmente dipendente dal diaframma, ok? Cioè dalla focale e il diametro. Va bene, allora proviamo a cambiare il diaframma. Qui F16 io lo porto a F, questo cos'è? F5,6. Allora, è sovraesposto. Ok? Allora, tanto per cominciare, portiamolo ad un livello di esposizione corretto. Proviamo a vedere se basta il guadagno. No, non basta il guadagno. Andiamo a toccare anche il tempo di posa. Allora, vedete, se lo abbasso troppo non si vede più niente. Mettiamolo così. Così mi sembra un po' più ragionevole. Andiamo a guardare con il guadagno. No, così non va bene, è troppo. Allora, lo abbasso ancora un po'. E poi vado a toccare il guadagno. Allora vedete che si percepisce molto male, per non dire che non si percepisce. Proviamo a chiudere di nuovo un pochettino, perché qui siamo, come vi dicevo, a F5,6. Proviamo ad andare a F8. Andiamo a F8. Allora vedete che se io aumento troppo il guadagno, il tutto diventa una palla bianca, ok? Ma se io lo riduco troppo non vedo di nuovo niente, ok? Però questo non è quello che io vi avevo raccontato. Allora, proviamo a chiudere ancora e portiamoci a F11. Eccoci qua. Eccolo qua. Vedete? Non si vede tanto bene, su questo non c'è dubbio, però
Provo anche ad aggiustare un po' la messa a fuoco, vediamo se. Eccolo qua. Ora, vedete? Questo è l'anello di Eri. E questo è il disco di Eri. Ok? Adesso io provo a chiudere ulteriormente il diaframma. Facciamo una cosa, vediamo se mi riesce di mettere il guadagno un po' in una via di mezzo. Ok, vedete? Allora adesso si vede molto bene, questo è, aspettate, provo ancora a mettere a fuoco un po' meglio. No, era meglio prima. Ok, disco di Eri, anello di Eri, aspettate che magari qua. Ecco. Disco di Eri, anello di Eri, ok? Allora io metto il puntatore del mouse qua, dove più o meno finisce il mio disco, e cerco di muovermi verso F11 senza fare troppi pasticci. Ecco qua. Ora si è anche un po' spostato perché chiaramente è quasi impossibile fare il lavoro in modo molto pulito, però se voi andate a contare i pixel adesso sono 3, sto sempre contando il diametro, 3, 6, 9, 10, sì, tra 10 e 11 pixel. Ok? Di nuovo, se voi fate il conto, vengono fuori per esempio 11 pixel per 1,25 micron, che è la dimensione del pixel di questo sensore, di questa telecamera, che fa grosso modo F11, a cui noi siamo, per 1,3, ok? Se io adesso, per esempio, provo a spostarmi verso F8, ecco, adesso sono a F8. Allora, a F8 il disco di Eri si è ristretto, infatti, se io faccio così, ecco, entro certi limiti, vedo ancora il disco di Eri, questo è il disco di Eri, che vedete che è di circa 3, 6, 8 più o meno, quindi i conti tornano. Questo è l'anello di Eri, ma quasi non si vede. Allora, per quale motivo quindi vedere questo disco di Eri è così difficile e anomalo? È difficile perché il problema è che innanzitutto, se voi andate a riguardare quel disegnino che vi ho fatto prima, il lobo centrale, cioè questo, è molto intenso, mentre l'anello di Eri è molto debole in confronto. Parliamo di 84% qua e pochi punti percentuali sull'anello, quindi è pochissimo, quindi è molto meno luminoso. E poi abbiamo un altro problema fondamentale, e cioè abbiamo un problema di campionamento, che è quello che ovviamente ci crea i problemi. Ok? Per cui adesso, prima di andare a fare ancora qualche altro piccolo esperimento, volevo farvi vedere, volevo parlarvi brevemente di questo problema. Allora, stavo dicendo prima, questo lo possiamo rimettere lì. Allora, spengo solo la stella artificiale perché se no mi si consumano le batterie della torcia. Allora, stavo dicendo, io qui ho questa situazione, il mio obiettivo che è piazzato qua ed è una lunghezza focale di 25 mm. Poi qui ho una distanza di circa 60 cm e qui ho un punto che vi posso dire essere di 35 micron di diametro. Tra l'altro queste stelle artificiali sono anche abbastanza costose, perché comunque non è facilissimo fare dei forellini rotondi
Si può provare per esempio con uno spill, eccetera, ma di solito non vengono ben rotondi. Comunque, ora, noi qui abbiamo quindi una lunghezza focale di 25 mm. Ok? Millimetri. Benissimo, vista da 60 centimetri. Ora, sulla base di quello che abbiamo visto l'ultima volta, questi 35 micron, quanto diventano grandi qua sul piano focale? Allora, noi sappiamo che questo è 25 mm. Allora, noi dovremmo usare la formula corretta. Vi ho detto che in generale, se queste distanze sono ragionevoli, e questo è sicuramente il caso, possiamo anche semplicemente fare una divisione, e cioè dividere 60 centimetri, cioè 600 millimetri, fare 600 diviso 25, questo è l'ingrandimento, oppure 25 diviso 600, se uno preferisce avere l'ingrandimento come nella formula. Okay? Ora, per andare da 25 a 600 devo fare 250-500, quindi sono 20 e poi ce ne stanno ancora 4, quindi se non ho sbagliato vengono 24 per. Ok? Ora, questo è da 35 micron. Qui avrò quindi 35 diviso 24 micron, il mio puntino. Ok? Bene, il problema è che 35 diviso 24 è maggiore di 1. Ok? Non so quanto, ma boh, diciamo 1,3. Ora, questo è un grosso problema perché noi qui abbiamo un sensore. Questo sensore ha dei pixel di 1,3 micron. Quindi questo significa che se noi ci mettiamo in condizioni tali, diciamo che questo pixel, notare che qui non stiamo facendo i conti con la diffrazione, stiamo facendo una semplice divisione. Viene molto piccolo. Ok? Viene molto piccolo, ma non abbastanza piccolo, perché per ottenere un buon risultato, io questo dovrebbe essere molto più piccolo del singolo pixel. Ok? In questo modo non avremo problemi, sarebbe ottimale. Vabbè, però poi c'è un altro problema. Questo in realtà, questo obiettivo ha un suo diaframma, perché normalmente è F1. 1,85 a tutta apertura. Allora, 1,85 con quella formula che vi ho detto prima per 1,3 fa boh, 0,2 per 3, 0,6, 1,85 più 0,6, 2,4 micron. Quindi significa che per la semplice geometria questi 35 micron diventano 1,3, ma non basta la semplice geometria, ci vuole anche la diffrazione. Quindi questo significa che per la diffrazione questa stellina diventerà 2,4 micron circa qui. Perfetto. Allora, se io voglio riuscire a vedere come si deve una stellina da 2,4 micron, non posso campionarla con un pixel da 1,25 perché è troppo poco. Perché se il mio dischetto è fatto così, ok, per riuscire a campionarlo, io dovrei avere un po' più grande, dovrei riuscire ad avere almeno 4 campioni, 1, 2, 3 e 4. Ok? Perché siccome la risoluzione minima si ha quando io considero metà di questo, questa metà la devo ridurre ancora, dividere ancora in 2 per Nyquist, e quindi io qui avrei bisogno di almeno 4 campioni. Per avere un buon campionamento dovrei averne 10 di campioni. Ok? Siccome il mio sensore è di pixel da 1,25 micron, diciamo che il mio campionamento diventa buono quando io ho un disco di Ehre di 12,5 micron, 1,5 per 10. Quindi questo è diviso in 10 parti. Ora, 12,5 micron ce li ho di disco di Ehre quando sono circa a F10. Ok? Questo spiega perché noi riuscivamo a cominciare a vedere decorosamente il disco di Ehre solo F10 barra F11. Adesso quindi ci riproviamo e lo portiamo a F1,85 tanto per vedere che cosa succede. Allora.
Chiudiamo questo. Dove è andata a finire la mia stella? Eccola lì. Ecco. Siamo più o meno dove eravamo prima. Eccola qua. Ora, chiudiamo tutto. Cioè, scusate, apriamo il diaframma. Ok? Adesso siamo a F1,85. È talmente luminoso, è diventato obiettivo, che questa è sostanzialmente la parte centrale del sistema. Allora questo lo metto un po' più in là, ecco, così non arriva più la luce di traverso. E adesso noi provvediamo a... siamo a F1,85, sì. Andiamo a regolare l'esposizione. Vedete che qui serve molta, molta meno luce di prima. Però vedete che è completamente impossibile vedere il dischetto di rifrazione e tantomeno l'anello, perché è sostanzialmente un punto che si allarga se io aumento l'esposizione, semplicemente perché la luce, per così dire, fuoriesce dai pixel centrali. Vedete? Ok? Bene, però volevo ancora farvi vedere una cosa che è assolutamente interessante. Rimaniamo pure a F1,85. Ah, notate che se io chiudo un pochettino, vedete che ovviamente diventa meno luminoso perché ho chiuso il diaframma. Adesso è F2,8. Vedete? Ah, per inciso, vedete che se io chiudo ancora un pochettino, queste punte non sono dovute a aberrazioni particolari, ok? Quale potrebbe essere per esempio astigmatismo, vedremo più avanti, ma semplicemente al fatto che il diaframma non è circolare. L'avevamo visto probabilmente quando vi avevo mostrato il diaframma sia nella macchina fotografica che nella telecamera, non è circolare, è fatto con delle lamelle che si chiudono in modo pseudocircolare e quindi laddove le lamelle non sono perfettamente raccordate si hanno queste punte. Infatti la cosa interessante è che contando le punte di una sorgente luminosa molto luminosa, fotografata di notte, si può capire quante lamelle del diaframma ci sono nell'obiettivo, ma questo è un dettaglio. Ora ci mettiamo più o meno in questo livello di esposizione e adesso chiudiamo lo zoom. Ora vedete che, vedete qui abbiamo il nostro pixel. Adesso io faccio qualcosa di molto semplice. Sposto l'inquadratura. Ecco, dopodiché la metto nell'angolo, metto la stella nell'angolino. È un po' difficile da fare, ma ce la posso fare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso vado a rimettere al suo posto lo zoom. Ecco qui, vedete che qui e di buona qualità, nel senso che si vede così com'è. Adesso io apro il diaframma completamente, vado a regolare l'esposizione. Eccolo qua, vedete che quello che prima era un punto adesso è diventato una strana figura. Ok? Ora, questa strana figura, che vi assicuro che in questo caso è molto regolare, se devo essere sincero, se io per esempio aumento molto l'esposizione, vedete che io per esempio potrei fare una cosa del genere, vedete che mi viene un po' strana, che okay? Non è tonda. Guardate.
Ora, questo è dovuto ad aberrazioni, alle aberrazioni dell'obiettivo. Notate che questo è un obiettivo di eccellente qualità e questo vi assicuro che niente, perché è veramente poco. Qui stiamo parlando di veramente pochissimo, perché se voi andate a ingrandire moltissimo, vedete che questo dovrebbe essere un cerchietto, ok? Qui siamo a F1.85. Quindi il cerchietto dovrebbe essere di 2,4 pixel, il disco di Airy, quindi un paio di pixel. Questo è dovuto al fatto che qui stiamo sovraesponendo in modo importante, però ciò non toglie che non è una figura rotonda, comunque è un errore piccolissimo, quindi questo obiettivo è ottimo. Ci sono obiettivi che qui manifestano figure orribili, proprio molto più grandi e orribili. Ok? Bene, adesso se io mi metto per dimostrarvi che questo... Vado a mettere questo. Allora, questo lo chiudiamo, se no qui non ci capiamo niente. Vado a mettere questo. Metto di qua. Ok. Dopodiché centriamo di nuovo. Ecco qua, vedete? Prima era messo per così, adesso è messo per così. Vedete che io adesso posso anche cambiare la messa a fuoco. Vedete? Adesso diventa quasi tondo. Questo significa che la messa a fuoco non è la stessa. Quindi la messa a fuoco è in un angolo oppure nell'altro è diversa. Questo non è una bella cosa. Perché indica che c'è curvatura di campo, ma comunque insomma vi assicuro che questo è un ottimo obiettivo. Ora, se io sfoco di più, vedete che cosa succede? Questo scompaiono, ricompaiono di nuovo gli anelli di Airy, però sono deformati, vedete? Però si vedono, tant'è che se io mi sposto dall'altra parte, vedete che si riformano di nuovo. Vedete il fatto che siano, vedete, qui sono messi per così. Ok, è chiaramente messo con, diciamo, nell'isse con l'asse maggiore messo per di qua. Se io adesso cambio la messa a fuoco, faccio così, vedete che non è più completamente vero, ok? L'asse maggiore si è un po' spostato, quindi probabilmente c'è anche dell'astigmatismo. Comunque, adesso vedete io, se aumento ulteriormente, qui sto andando ovviamente molto fuori fuoco. Io adesso mi metto nella posizione di fuoco migliore possibile, vedete? E adesso questo lo chiudo, provo di nuovo a spostarlo dall'altra parte, quindi lo metto per esempio qua nel centro, vediamo che cosa succede. Ecco, vedete com'è bello regolare? Adesso spostiamo ancora di qua. Vedete che è aberrato dall'altra parte? Adesso però volevo riprovarci ancora. Lo riporto in centro e poi lo porto nel centro dell'inquadratura. Eccolo qua. Vedete che invece in centro è decisamente migliore. Per quanto, ripeto, noi non abbiamo ancora non possiamo riuscire, vedete, questa è la dimensione minima. Ok? Ora, quindi, la faccenda è questa, in sostanza. Questo obiettivo è di ottima qualità, eppure, nonostante sia di ottima qualità, manifesta comunque qualche problema. Ok?
Quindi, per riassumere quello che abbiamo visto che la realtà è formata dal punto di vista dell'ottica di una sovrapposizione per Fourier di frequenze sinusoidali in gran numero, infinite. Ok? Queste frequenze sinusoidali vengono portate nel fuoco di una lente a distanze differenti a seconda, l'ordine 0 entra comunque. L'ordine 1, sinusoidale, quindi solo ordine 1, si sposta rispetto al centro a seconda della sua frequenza. Okay? Basse frequenze vicino all'ordine 0, frequenze più alte più lontano. In questo modo potrei effettuare una selezione in frequenza, che è quello che noi vedremo utilizzando OpenCV e il software, ovviamente, perché altrimenti diventa troppo complicato, in laboratorio. In questo modo io posso in teoria andare ad interferire, anche in pratica però non è così ovvio, andare ad interferire con la formazione delle immagini. Okay? Invece il disco di Airy non è nient'altro che il prodotto dell'interferenza opportuna e ha questo tipo di natura ondulatoria della luce e ha questo tipo di struttura. Per riuscire a vedere il disco di Airy serve un'esposizione adeguata perché l'anello di Airy è molto debole rispetto al disco principale e serve anche un campionamento adeguato. Inoltre, la stella artificiale dovrebbe essere l'oggetto che noi vediamo, deve essere abbastanza lontano e abbastanza piccolo. Quindi noi siamo un po' al limite, però oggettivamente di più non si poteva fare. Va bene, quindi con questo termina la prima parte.